fatte o non uscire. Abbandonare il mondo. O abbandonare il mondo per consacrarti tutto a Dio e al nostro ordine. A cosa mi serve entrare in questo ordine? Non sono sempre lo stesso. Invidioso, impaziente, preda delle passioni. Frate Martino! Frate Martino! Sì! Noi stiamo vivendo gli ultimi istanti della roga nostra. Ormai stiamo per toccare il fondo. Ti riferisci al giudizio universale? No, il giudizio universale non c'è. È qui e ora. Meno male, meglio così. Lettere! Lettere di indulgenza, signori, guardatele! Guardatele bei sigilli! Lettere! Fu anche per questo che decisi di rendere pubblica la mia disputazione, affiggendola alla porta della chiesa del castello qui a Wittenberg. Il nostro impegno non deve e non può venire meno. Dio ci esorta la mano. Ritrattate! Viene alla nostra vigna un maiale inferocito e deve essere cacciato e soppresso. Mi hanno sistemato con un pezzo di carta. Vi spiego di che si tratta. Mi è giunta da quella latrina che si chiama Roma, la capitale dell'impero di Sapo. È una bolla papale e pretende di scomunicare me, il dottor Martino Lutero. Che vada a farsi fricchi. Oh signore, aiutami contro la ragione e la saggezza del mondo. Tu devi aiutarmi, tu solo lo puoi. Soffia in me il tuo spirito, come il leone soffia nella bocca del suo leoncino la tua morte. Questa non è la mia causa, è la tua causa. Quanto a me, io non sono fatto per trattare con i grandi.